Bentrovati in questo nuovo episodio del Weekly NBA. Stiamo arrivando alle battute conclusive anche per la parte dei playoff di questo Weekly NBA. Siamo alla settimana 29 o 30, non ricordo, ma ormai le settimane sono abbastanza sfanculate perché si parla di serie in serie, di turno in turno, diciamo così, dei playoff. E questa settimana è stata quella dell'inizio, come la prossima sarà quella della fine e forse delle finals, ma non credo, delle Eastern e Western Conference Finals. Prima di iniziare, ragazzi, però voglio ricordarvi due cose. Domani iniziano, numero uno, iniziano i playoff di JR Tropeolo. 13:30, tutti sul cazzo di canale, mi raccomando. E seconda cosa, questa sera portiamo a termine la carriera dei tre Tropeolo in live su Twitch. La prima parte l'abbiamo fatta domenica e la trovate, link in descrizione, potete vederla. Oppure aspettate i video qui su YouTube che verranno portati gli highlight come sempre. Ma se volete integrale, domenica c'era la prima parte e questa sera avete la seconda alle 21, probabilmente, forse 21:30. Vi aspetto, link in descrizione. Avevamo già la scorsa settimana 4 squadre soltanto in ballo in questi playoff NBA, due da una parte e due dall'altra. Sono state giocate 3 partite da entrambe le parti e la situazione è leggermente diversa, ma ha rischiato di essere molto simile, in quanto le nostre paure si sono avverate, ovvero i Portland Trail Blazers, nonostante l'assenza di Kevin Durant, non sono all'altezza dei Golden State Warriors. C'è l'infortunio di Lillard, è vero, che pesa un po', ma lo pone sulle prestazioni dei Blazers, che in gara 2 alla Oracle e in gara 3 alla Portland erano sopra di 20 o quasi pressoché 20 all'intervallo e a un certo punto del terzo quarto, per poi sciogliersi al sole contro Curry, Thompson e Green, stile 2015, che stanno spiegando basket a tutti, a cazzo tutti. Però non accampiamo scuse, perché ok, l'infortunio di Lillard, ok, sono più scarsi, ok, Nurkic che non c'è, ok, tutto quello che volete, però presentarsi in gara 1 alla Oracle con Canter e Lehman che non riescono a marcare nessuno e aspettano sui pick and roll dentro l'area con i Warriors, lo ripeto così lo sentite bene, aspettano dentro l'area con Curry e Thompson. Dov'è che esattamente vogliamo andare? Difatti, in gara 2 e gara 3 sono stati cambiati un po' i giocatori e molto le scelte difensive, perché in gara 1 non lo so come si sono pensati solo di poter pensare di giocare, difatti ha preso 20 senza praticamente neanche giocarsela quella partita. In parte aiutati da questo, ma in parte perché sono dei cazzo di fenomeni, e in particolare Curry è un fenomeno. Da quando si è fatto male Durant, 35 di media e 30 punti ogni Cristo di volta che si lascia le scarpe e scende in campo, prestazioni fuori di testa, a partire, ve lo ricordo ancora, dalla scorsa serie, gara 5 e gara 6 contro Houston, contro i Rockets, per poi fino qui. Molto ha fatto parlare di sé la sfida tra i Curry, che è veramente divertente da vedere, che si rubano i pannoni, difendono anche un po' di trash talking tra di loro, però Steph ci tiene a far sapere innanzitutto qual è il più forte dei due fratelli e seconda cosa che i Warriors sono la sua squadra, non è la squadra di Durant, mi dispiace. Durant sarà più forte? Sì, probabilmente lo è. Non è la sua squadra, però. Non è la sua squadra ed è questo, secondo me, il motivo per cui pare chiaro e semplice al 99,9% delle persone che seguono il basket NBA che Durant non rimarrà ai Warriors il prossimo anno. Mi sembra abbastanza chiaro, non è l'unico motivo, però non è la sua squadra, è chiaro. Mi dissocio totalmente da quelli che dicono i Warriors senza Durant sono più forti, assolutamente no, è una stronzata mai vista. Certo è che mettono in risalto altre caratteristiche che quando c'è Durant non possono per ovvi motivi mettere. Questo gioco bellissimo da vedere, pieno di passaggi, pochi palleggi, solo quadri tiro da tre e schiacciate, si un po' scheggia quando c'è Durant in campo, però ragazzi, avere Durant e non averlo, cioè, di cosa cazzo stiamo parlando? Non potete dirmi che i Warriors sono più forti senza Durant, no, proprio no. Se posso fare un piccolo pronostico, credo che Portland si porterà a casa gara 4, ma non ne sono sicuro, lo dico solo nella speranza che ci sia una partita da giocare in più, che queste conference finals siano un po' più divertenti, ma credo verranno sweepati alla fine, lo so. Che ci volete fare? Quelle che, grazie a Dio, ci stanno dando un po' di gioia, invece, sono le Eastern Conference Finals. Qui si sapeva che la serie sarebbe stata divertente. Le prime due partite, belle, ma non combattute, in quel di Milwaukee, perché Giannis e compagni e magico Brook Lopez in gara 1 hanno fatto il disastro,
Gara 3, la più bella sicuramente di questo turno di playoff, doppio supplementare giocata questa notte per me, ieri notte per voi, che ha visto tra l'altro Leonard diventare il migliore nella franchigia, diciamo, dei Raptors in una sola stagione, puntualizzo, ve lo faccio notare, lo sottolineo un paio di volte, a realizzare un tot di partite ai playoff con 35 punti. Insomma, la persona che ha fatto più partite a 35 punti nei playoff della storia dei Raptors, ecco, così ci siamo capiti dicendolo la seconda volta magari in un italiano corretto, grazie. E questo fa sì pensare quanto un po' triste sia come franchigia Toronto, ma fa soprattutto pensare quanto cazzo sia forte e cosa sta facendo Kawhi Leonard. È vero che è un accentratore diventato di gioco molto 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 forte, perché tira cazzo 30 tiri a partita, però finché ti porta a questi livelli, che gli vuoi dire? Sinceramente questa notte rubata e schiacciata clutch più tutto il resto. Ma la particolarità di questa serie al momento, e l'avevo, non dico pronosticato, ma l'avevo detto comunque la scorsa settimana, gli altri, nel senso Giannis e Kawhi più o meno si equilibrano e si annullano tra di loro, saranno gli altri a dover far vedere chi è il backcourt o il backup o come volete chiamarlo migliore. E Giorgine e Brook Lopez, Lauri anche se perdente in gara 2, Gasol in gara 3, Siakam, Norman Powell sta facendo delle partite molto molto interessanti, stanno effettivamente avverando la mia predizione, nel senso che non sono sì i big two, uno da una parte e uno dall'altra, a fare grandi cose, ma sono gli altri a poi probabilmente essere ancora più decisivi di Leonard e di Antetokounmpo. Spero con tutto il cuore, visto che non tifo né una né l'altra squadra, che questa serie vada il più lunga possibile. Abbiamo anche già bei momenti di trash talking tra Drake e Giannis, che io non molesterei mai cercando di farlo incazzare, così me ne spara 40 con 42 stoppate schiacciate, cose incredibili. La partita dopo io lascerei stare, però Drake faccia quello che gli pare, God's plan direbbe. E una cosa da far notare ancora, che magari non tutti hanno notato in questa seconda serie della Eastern Conference, che Nick Nurse in questa serie ha deciso di accorciare le rotazioni, perlomeno nelle prime due partite, difatti non è andata benissimo. Poi con Powell, che ha cominciato a giocare bene assieme a Gasol e tutti gli altri, ha scelto di dare un po' più minuti alla panchina, ma la scelta iniziale era quella di far giocare Leonard tipo 40 minuti a partita, ma così come anche Lauri e alle volte anche Siakam, quelli che diciamo li reggono 40 minuti, di farli giocare più o meno fino allo sfinimento. Ci sta, ma non sono mai troppo d'accordo con queste cose, anche perché poi rischi che Kawhi Leonard ti arrivi cotto nel finale. E tra l'altro, se vogliamo parlare di gara 3, bravi Toronto a vincere, ma hanno cercato di suicidarsi alla fine del quarto quarto e alla fine del supplementare. Poi non ci sono riusciti, perché anche Milwaukee, poi Giannis aveva problemi di falli, poi è uscito, insomma così, bla bla bla. Non sono stati esattamente preparatissimi, una bomba di Middleton che poteva tirare 5 secondi dopo, forse molto più solo, o comunque in una situazione migliore, tirata completamente a vanvera, senza senso, quindi anche loro hanno delle colpe, due squadre comunque non esattamente espertissime di serie playoff di questa importanza. Fatto sta che, insomma, come sempre i Raptors cercano di suicidarsi, sportivamente si intende, ma alcune volte gli va bene e non ce la fanno. Di settimana in settimana vi faccio qualche mini pronostico, come ho detto per i Blazers. Io credo che vincerà Milwaukee, rimango della mia, non credo in 5, nel senso che si andrà sul 2-2 a gara 5, poi gara 5 e gara 6 vinterà Milwaukee. Voglio dire la cazzata, poi magari mi sbaglierò. Sono contento per Giorgi, che dopo averlo visto nel panico per aver sbagliato il tiro libero in gara 1 delle scorse finali in maglia Cleveland, nessuno se lo ricorda, ma c'era anche lui prima della incredibile mossa di il mitico grande J.R. Smith, cagato in mano, ha sbagliato il tiro libero. Sono contento che si stia rifacendo un nome e soprattutto un po' di fiducia in se stesso dopo quel brutto avvenimento. E niente ragazzi, io spero che questo Weekly NBA vi sia piaciuto, chiaramente fatemi sapere la vostra, mi raccomando. E ci vediamo domani con un nuovo video che inizia i playoff della carriera, e questa sera in live come vi ho detto prima.